Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video per farvi vedere gli stickers per unghie che io utilizzo per realizzare le mie nail art. Ho tantissimi stickers e quando ho fatto il video sulle unghie finte che ho già caricato sul canale, mi è venuto in mente che potevo effettivamente farvi vedere anche gli stickers che io ho, che sono tantissimi. Sono alcuni simili, cambiano colore, altri sono molto originali, molto particolari e volevo mostrarveli, quindi andiamo subito a vederli insieme. Per prima cosa vi faccio vedere gli stickers natalizi, perché insomma sono quelli a tema e comunque il Natale si avvicina, quindi ho pensato di realizzare delle nail art con appunto dei soggetti natalizi. Queste in particolare, questi stickers hanno dei personaggi. Ad esempio hanno il Babbo Natale, hanno la renna, insomma, dei decori classici natalizi. Io spero che voi li vediate, perché io ho fatto lo zoom, ma non so se si vede bene. Spero di sì. Comunque, questi sono quelli a tema natalizio. E poi, sempre a tema natalizio, ci sono questi che invece hanno, non i personaggi di Natale, ma hanno degli alberelli di Natale. Quindi, insomma, questi sono invece un pochino più particolari perché vanno appunto a riprendere proprio il simbolo dell'albero di Natale piuttosto che dell'agrifoglio, del pacchetto regalo, quindi sono un pochino diverse rispetto a quelli di prima. Cerco di farvi uno zoom migliore, ecco, così forse li vedete un po' meglio. E sono appunto fatti in questo modo. Questi hanno appunto l'albero di Natale e quelli che vi dicevo prima sono questi che hanno appunto il Babbo Natale, hanno qua il Babbo Natale, e qui hanno la testa del Babbo Natale, insomma sono un po' particolari anche questi. E questi sono quelli a tema. Poi, sempre parlando di stickers a tema, vi faccio vedere quelli di Halloween, che sono questi, anche se ormai Halloween è passato. Questi sono all'acqua, sono quelli che si tolgono immergendoli nell'acqua e anche questi sono molto particolari, però ormai Halloween è passato, quindi poi se ne riparla l'anno prossimo, però insomma anche questi mi sembravano carini. Ecco, adesso vi faccio vedere quelli neutri, quindi non a tema, ma proprio quelli neutri. I primi che voglio farvi vedere sono questi, che sono gli stickers con il gatto. Questi mi sono piaciuti veramente tantissimo, credo che possa venire una nail art davvero originale, quindi questi stickers li ho presi subito. Purtroppo ce ne sono pochi, perché è vero che l'ho pagati 30 centesimi, quindi insomma non potevo pretendere che mi mandassero 100 stickers, però devo dire che rispetto ad altre offerte che ho trovato, che magari ho pagato 100 stickers 1 euro, questi costano 30 centesimi, ma in proporzione è molto di più. Però mi piaceva veramente molto il soggetto del gatto, quindi insomma questi sono particolari e li trovate su Amazon se vi interessano. Poi vi faccio vedere quelli bianchi, quindi quelli che hanno dei fiori in qualche modo bianchi, che sono questi. Spero che si veda. Provo ad avvicinare ancora, ecco. Questi sono gli stickers con i fiori bianchi, sono tutti molto simili tra di loro, quindi vi faccio vedere quelli che in qualche modo un po' di più si differenziano, perché poi sono davvero molto simili, ne ho tantissimi, ne ho più di 100, quindi vi faccio vedere solo quelli che hanno qualche diversità, diciamo così. E questi sono molto eleganti, soprattutto se li mettete su uno smalto nero o comunque scuro, perché vi assicuro che poi sull'unghia vanno veramente a creare un bellissimo effetto. Passiamo a quelli color nero, quindi questi qua, che sono anche questi un pochino particolari perché come vedete hanno dei motivi di un certo genere. Vi faccio vedere anche quelli che ho adesso. Io adesso ho questa nail art con questo disegno e sono appunto questi qua. Questi ho utilizzato questi. Poi vedete come sta sull'unghia, comunque fa un altro effetto. Poi ci sono i classici fiori, che sono questi. Anche questi sono tutti molto simili tra di loro, quindi vi faccio vedere quelli che hanno qualcosa di diverso tra una serie e l'altra. Questi hanno le farfalle, questi
Questi hanno le coroncine da mettere sull'unghia, anche questi sono abbastanza carini. Questi hanno di nuovo le farfalle, ma sono messe di profilo, sono queste. E anche questi, insomma, mi sembravano veramente molto molto carini. E poi ci sono sempre dei fiori abbastanza semplici come questi. Però questi sono tutti stickers che una volta che voi avrete messo sull'unghia, vedrete che fanno veramente un effetto molto molto elegante. Vengono fuori veramente delle nail art molto molto raffinate. Vi faccio vedere poi quelli colorati. Allora, sono tutti fiori simili tra di loro, quindi ve ne faccio vedere uno per serie perché davvero si assomigliano tutti. Questi sono i fiori sfumati che hanno appunto questa sfumatura che parte un po' dall'esterno, anche questo soprattutto per la primavera magari vanno veramente a creare poi un bel effetto molto molto carino. Poi vi faccio vedere i cuori, sempre colorati. Qui ci sono sempre dei fiori, però hanno anche appunto questo motivo centrale che si può applicare sull'unghia e mi sembrava molto carino anche questo. Questi sono sempre dei cuori, ma sono leggermente diversi da quelli di prima. E qui ci sono le farfalle colorate. E anche queste, insomma, possono andare a creare delle nail art molto molto carine. Vi faccio vedere poi i fiori. Queste sono delle rose colorate, anche queste comunque fanno il loro effetto, perché poi messe sull'unghia, risultano comunque molto molto fini. Vi faccio vedere poi alcune serie di fiori colorati, questi che sono verdi, sono molto semplici, però insomma messi secondo me con uno sfondo di un certo tipo possono andare sicuramente a fare la loro figura. Poi le serie di questi fiori ne ho di tanti colori, li ho gialli. Li ho anche gialli più scuri, quindi magari non ve li faccio vedere tutti. Li ho anche rosa, rossi, come potete vedere. Insomma, ho anche questi fatti così. Questi che sono sfumati, vedete che sono leggermente diversi. Però, insomma, non ve li faccio vedere tutti perché altrimenti stiamo veramente qua un sacco di tempo. E come ultimi stickers vi faccio vedere quelli che ho preso dalla Essence. Dalla Essence io ho preso questi, che sono degli stickers che poi messi sull'unghia vanno a creare questo effetto. Questo è lo stickers, come vedete, è attaccato qua. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, comunque poco. E poi una volta messi sull'unghia vanno appunto a creare questo tipo di effetto. E mi sembrava comunque molto carino. E di questi ne ho preso 4 pacchetti tutti uguali. Quindi insomma questi sono gli effetti che poi potrete ottenere. Ecco, questi erano gli stickers per unghie che io utilizzo. Vi ricordo che su Amazon ci sono delle grandissime offerte dedicate appunto agli stickers per unghie, quindi tenete d'occhio il sito di Amazon perché ogni tanto ci sono delle offerte proprio imperdibili perché magari con meno di un euro riuscite a prendere veramente un sacco di stickers. Quindi vi consiglio di seguire un po' il sito e di dare un'occhiata. Io vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme e ci vediamo alla prossima!